Siete favorevoli o contrari all'utilizzo delle armi per fini sportivi? Ebbene, in questo video parleremo proprio di questo argomento. Andiamo in auto, va? Un po' di tempo fa sono andato in un negozio di articoli da caccia, fondamentalmente da caccia, da campeggio, perché sono andato a comprare gli anfibi che io periodicamente devo cambiare, visto che poi in deserto si disintegrano, e questo negozio ha tutta una serie di anfibi. Tra l'altro sono gli stessi utilizzati anche dall'esercito di qua, quindi non è proprio praticissimo, perché in Deira, che è una zona sempre abbastanza affollata, in pieno centro, di fronte al Deira City Center. Quindi io ogni tanto vado lì, periodicamente, magari una volta ogni anno, ogni 2 anni, e magari compro quattro paia uguali, così sono a posto per un po'. Quando sono andato l'ultima volta, alcune settimane fa, ho fatto una story in Instagram dove ho fatto vedere che in quel negozio lì è possibile anche comprare delle armi. E sono stato letteralmente invaso da richieste di informazioni sulla possibilità di acquistare delle armi, su come funzionava la regolamentazione qui. Ed effettivamente è un argomento che non ho mai trattato, per cui ho deciso di trattarlo proprio in questo video. Prima però di andare avanti, come di consueto, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Fate bravi, iscrivetevi al canale, se no non faccio più video per voi. Scherzo, continuerò sempre a fare video e mi auguro video di qualità che possono essere sempre interessanti. E lasciate anche, anzi, un commento qui sotto con eventuali spunti, con domande che potrebbero diventare spunti per altri video. Tornando a noi, mi sono messo quindi alla ricerca di negozi di caccia e ho trovato un posto, tra l'altro non lontano dal mio ufficio, dove ci sono tutta una serie di negozi che vendono attrezzature per la caccia, e ho deciso di andare lì. Con mia grande sorpresa mi sono ritrovato in un centro commerciale dedicato alla caccia e alla falconeria, quindi puoi comprare addirittura dei veri falchi in questo negozio. E per inciso, ho chiesto informazioni, mi hanno detto che posso acquistare un falco senza neanche doverlo dichiarare. Io vado lì, compro un falco, lo porto a casa e in 30 secondi ho divorziato da mia moglie. Ma va bene così. E all'interno c'erano svariati negozi per la vendita di armi. Io ne ho scelto uno più o meno a caso per andare a vedere quali erano le informazioni, la normativa di riferimento. Qual è la regolamentazione per l'acquisto, la detenzione e l'uso delle armi negli Emirati Arabi? Fino ad alcuni anni fa era possibile acquistare le armi, adesso diciamo anche quali tipi di armi era possibile acquistare, e mi anticipo, solo per uso sportivo, con la Emirates ID. Quindi se eri residente andavi in un qualsiasi negozio che vendeva le armi, sono fondamentalmente negozi di caccia, e non ci sono negozi di armi, sono negozi di caccia che vendono però anche ovviamente le armi che utilizzi per andare a caccia. Quindi andavi nel negozio Emirates ID e potevi acquistare quante armi volevi, quante munizioni volevi. Erano poi stesso loro che andavano a dichiarare alla polizia che tu avevi acquistato quell'arma, quindi diciamo la dichiarazione del possesso era pressoché automatica. Dopo, successivamente, hanno eliminato questa possibilità, per cui solo i GCC National, cioè i cittadini originari con passaporto degli Emirati Arabi, del Qatar, dell'Arabia Saudita, potevano acquistare armi. I residenti, ma che avessero altre nazionalità, non potevano acquistare armi. Invece, relativamente da poco, proprio da quando sono entrato in quel negozio per acquistare gli anfibi, parliamo di settembre, in occasione dell'ADIHEX, che è l'Abu Dhabi Hunting Exhibition, è stato annunciato un cambio della regolamentazione, per cui è nuovamente possibile per i cittadini residenti, non di tutte le nazionalità, alcune nazionalità hanno delle limitazioni, però c'è la possibilità di acquistare di nuovo delle armi. Quindi vai in un negozio di armi e vai ad acquistare le tue armi. First of all, this is a Germany company, made in Germany, and model number is HW30 4.5 pellet size. Okay, the company name is Fyrukh, and it is very easy to use like this. Okay, you just hold. Okay,
You have to chop like this. You have to put pellet here, one pellet, like this. And here's the safety. Mm-hmm. You can see easily. Mm-hmm. Like this, and shoot. Okay. Okay, that's it. Very easy. And which is the price of this one? This price is 1,155. Ah, okay, not even too much. Okay. And which is the top one you have, for example? Let's top. Say I start learning good and... top one right now we have... This is from also Germany, model number 350. Okay. Okay. Company name is Diana, and pellet size is 5.5. And same rules to chocolate usage. Like this. Okay. I have to put one pellet here, mm-hmm. 5.5. Here's the safety. Okay. And shoot. Wow. Okay. And you have ammo as well. Sorry? You have also ammo. I can buy munitions here. Yeah, you can buy it. Okay. No, this is same company. Okay. Okay. Same quantity. Mm-hmm. Okay. And even though same design also. Okay. Okay, look wise. But the difference were here, size. Okay. This is 4.5 and this is 5.5. Okay. And price also almost same. Okay. And other thing is this one. This one is from Czechoslovak Republic. Mm-hmm. This is right now 45 dirham, mm-hmm. 13 dirham. And this is from US. E io oggi sono andato appunto in uno di questi negozi dove ho chiesto un po' di informazioni che condivido con voi. Innanzitutto è possibile, mi ha confermato, acquistare delle armi semplicemente con la IMIRIS ID. Per me che sono cittadino italiano posso acquistare le armi, posso acquistare le munizioni, possono essere acquistate le armi solo per uso sportivo, ma in particolare per la caccia, per cui è possibile acquistare fucili da caccia, punto. Non è possibile acquistare delle pistole, non sono proprio in vendita le pistole, quindi io posso andare lì, comprare il mio fucile da caccia. Mi ha fatto vedere una serie di modelli con costi che partono dai 1100 per arrivare ai 1600 dirham in questo particolare negozio. Queste armi possono essere utilizzate in aree ritenute sicure a discrezione dell'utilizzatore, quindi ovviamente non in città, non in zone pubbliche. Ma ad esempio se tu hai una villa molto grande e ti vuoi mettere il tuo bersaglio per esercitarti a casa, tecnicamente lo puoi fare. Certo, poi magari romperai le palle ai vicini di casa con il rumore degli spari, che quindi poi possono chiamare la polizia per disturbo alla quiete pubblica. Così come è possibile l'utilizzo delle armi in deserto o in zone comunque... lui ha parlato forestali, cioè dove c'è comunque vegetazione, dove non c'è particolare rischio di far male agli altri, ma sempre a tua discrezione, nel senso che se poi dietro la duna c'era una persona che tu non hai visto e la prendi, sono cacchi tuoi. Infatti non entriamo ancora nel dettaglio, anzi invito magari voi a una discussione se è giusto o meno una vendita libera delle armi anche se per un uso sportivo. Ma torniamo a come funziona la regolamentazione qui. Abbiamo la possibilità di acquistare questo tipo di armi, di detenerle a casa senza dover fare nessun tipo di dichiarazione perché è automatica. C'è la facoltà di portarle al poligono perché io posso andare e tornare dal poligono senza nessun tipo di problema. Non posso andarci in giro, cioè nel senso non è che me lo tengo fermo, cioè non è che lo tengo fisso nel bagagliaio dell'auto. Devo dimostrare che sto andando o che sto tornando al poligono. Quindi se io abito sulla Palma e vado verso Jebel Ali e mi prendono col fucile in auto che sono in direzione Sharjah, possono chiedermi il perché avessi questo fucile e posso passare dei guai, insomma. Non c'è la possibilità, come dicevo, di acquistare delle pistole, sebbene invece al poligono io ho la possibilità di sparare sia con i fucili noleggiati da loro sia con le pistole noleggiate da loro. Ma se io voglio acquistare una mia arma posso acquistare solo un fucile con le relative munizioni.
Quindi è molto interessante, è una legislazione relativamente diversa dalla nostra, e che però volevo comunque approfondire. Io non ho mai sparato in vita mia. Oggi è stata la prima volta che ho tenuto in braccio un fucile, tra l'altro una sensazione anche abbastanza strana. Ho spiegato al tizio che era un assoluto principiante, quindi non sapevo nulla di nulla delle armi. Lui è stato molto gentile, che mi ha spiegato un po' di informazioni, e magari nel prossimo video, perché no, proveremo proprio ad andare al poligono a sparare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ma salama!